Parlarci all'interno delle giornate precedenti alla marcia, oggi ho organizzato questo seminario che ha già come titolo un significato importante. Diciamo che il nostro progetto politico si chiama Pace. L'ARCI non ha mai abbandonato questo tema. Oggi però parlare di questo significa parlare di conflitti, parlare di migrazioni, parlare di ambiente. Lo ha sempre significato, ma oggi la crisi che attraversa queste problematiche è molto più profonda di un tempo. Noi pensiamo che in questo mondo attraversato da questo flusso di informazioni enorme, diciamo, non sempre informazioni che corrispondono al vero, anzi in qualche modo condizionano forse anche il sentimento di paura che attraversa la società, sia importante diffondere cultura. E in questo la pace c'entra molto, perché siamo di fatto in uno stato di guerra anche nella società, attraverso ciò che viene detto anche dalle istituzioni, e quindi cerchiamo di giocare un po' il nostro ruolo, sia di soggetto politico che ha sempre pensato che la pace è importante, sia di associazione culturale. Stiamo proseguendo e stiamo arrivando al termine di questi due giorni del meeting che precede la marcia della pace. È una due giorni che abbiamo pensato come Rete della Pace necessaria per approfondire e analizzare nel dettaglio tutti i risvolti e le tematiche di cui si carica questa prossima marcia del 7 ottobre. È un passaggio fondamentale per noi, perché questa marcia della pace quest'anno raccoglie una quantità di temi, di rivendicazioni e di elementi che hanno fatto già scendere a marciare tantissime persone, da Catania quest'estate per i sequestrati sulla Diciotti, alla Puglia che è scesa in piazza per i morti di Caporalato, la Milano che si è radunata per sorprendersi democraticamente di questo incontro un po' atipico tra un nostro ministro e un capo del governo straniero, che presagiva ad un'alleanza oscura e xenofoba che sicuramente sarà spesa alle prossime elezioni europee. Così come oggi sono scesi in piazza a Riace i cittadini di questo paese, ma da mezza Italia, per difendere l'operato di un sindaco che è stato messo in manette nella propria abitazione, reo soltanto di aver pensato un modello di società aperta e un modello di comunità che viene studiato in tutto il resto del mondo e ci viene invidiato. Quindi la società italiana è già più avanti della politica e anche dell'opposizione istituzionale nel nostro paese. Noi vogliamo con la marcia della pace di domani riprendere il filo dei ragionamenti che abbiamo saputo fare questi due giorni. Ci siamo messi a costruire mattoncino per mattoncino quelle che sono invece la nostra visione del mondo, la nostra visione delle politiche globali e come queste siano strettamente intersecate l'una con l'altra, per cui le migrazioni sono strettamente intersecate ai cambiamenti climatici, i diritti umani sono intersecati ai conflitti e alle guerre nel mondo, e allora questo noi proveremo a metterlo in piazza domani con Perugia Assisi, la prima grande manifestazione nazionale che si opporrà culturalmente a questo governo.